Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri, che dietro alla madre correndo la prega di prenderla in braccio e la trattiene attaccata alla gonna e i suoi passi impedendo... Saltate il frocio. No, che c'entra? Anche Achille sa per questo, non disdegnava. Achille era frocio. Nell'antica Grecia l'omosessualità era una cosa comune, soprattutto fra i nobili, essendo una società fortemente maschilista. Non ci posso credere, Achille e Patroclo si ingroppano. Questo è l'infamone, mica ci aveva detto. Sì, ecco, fai conto che non ti ho detto niente neanch'io. Andiamo avanti. Voi avete fatto molte prove? No. No, cioè io e Fabrizio no. L'ho incontrato sul set, paradossalmente. Ci eravamo incontrati, comunque sapevo che era lui, mio padre, quello lo sapevo. Però non abbiamo provato. Per lui non è un problema, figura. Però per me un pochetto ne ho risentito. Mi sembra che nel vostro rapporto, oltre la componente chiaramente del testo, della sceneggiatura, ci sia anche una forte dimensione fisica, al di là della scena clou che non riveliamo, però come avete lavorato sul fisico? Perché c'erano molti momenti di confronto, qualche volta tu lo sovrasti, qualche volta lui sovrasta te. Ma insomma, sono... Venuti da sé. Sì, sono venuti con più naturalezza di quanto tu possa pensare, nel senso che appunto è come, cioè confrontarsi fisicamente, toccarsi, è come lanciarsi le battute, la stessa naturalezza che hai nel parlare l'hai nel toccarti, nel momento in cui incominci a... è come quando si gioca con gli amici, insomma, veramente, non è che cambia... dirsi le cose o farsele, ecco, e quindi il giocare col corpo fa parte, l'aspetto coreografico anche poi insomma nel nostro lavoro, per coreografico intendo appunto proprio il movimento dei corpi, insomma ha la sua importanza. Tu sei molto bravo perché ti conosciamo di più quando non parli, cioè quando le tue scene sono, non dico mute, per carità, quando hai soltanto degli sguardi. Quanto è importante questo elemento di entrare nella storia? Perché quando parli magari è come una cortina fumogena del romanesco, delle cose che dici, ecco, invece poi però ti troviamo vulnerabile. Come ci sei riuscito? Sì, no, dici sulle espressioni, no? Sì. Sono molto importanti le espressioni perché... A volte anche si parla anche con una semplice espressione, senza dire nulla. Ma niente, diciamo che... No, appunto, sono anche quelle che sono venute da sé, perché poi, appunto, recitando, è capitato così, diciamo. Fabrizio, un elemento molto affascinante del tuo personaggio è che è un uomo che si lascia ancora sorprendere dalla vita. Cioè non ha chiuso i conti col passato, con l'esistenza, si lascia sorprendere e lo fa più volte in questo film. Quanto era complesso per te restituire questo senso di sorpresa? Ma in realtà insomma i conti con la vita lui pensa inizialmente di averli chiusi, insomma li considera chiusi. Lasciarsi sorprendere, insomma... Una notizia come quella improvvisamente di avere un figlio di 16 anni credo che sia una sorprendente per chiunque la ricevesse, insomma, e quindi quello è sicuramente un fulmine a ciel sereno. Lui punta i piedi inizialmente, rigetta questa possibilità e poi l'accetta gradatamente, insomma ci si appropria, ecco, alla possibilità di diventare veramente un padre, cosa che probabilmente non aveva minimamente considerato per sé, ma che quindi scopre facendolo, ecco, riappropriandosi proprio o appropriandosi per la prima volta di quelle responsabilità nei confronti dell'altro che forse non aveva mai fatto prima in vita sua. Ma cosa è comune ai vostri personaggi? La paura, lo sguardo, cioè la matrice comune secondo voi dei vostri ruoli? Beh sì, sicuramente la paura. La paura credo che sia un trait d'union. Sicuramente sono due uomini spaventati. Luca, la maschera, la paura, perché non tende a farla a mostrarla, però Luca ha molta paura, poi si vedrà. Ma tu guarda sto stronzo! No, ripeti quello che hai detto! Ha detto stronzo, no, e tu ridico pure io!
Ah, è un po' del pecco, eh. Quando te pare, ti do più un indirizzo, viene senza patente, stretto! Quello è il mio indirizzo. Se Luca continua così, verrà bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi tanto è inutile, perché a 16 anni smetto di studiare, quindi. E cosa fai? Il militare, lo spazzino, il cameriere. Il cameriere?